Salve a tutti e bentrovati a Nuova Pillola di Benessere. Oggi torniamo a parlare del connubio imprescindibile tra attività fisica e sana alimentazione. Abbiamo detto che per mantenersi in forma è estremamente essenziale attuare entrambe le cose e c'è anche chi magari di questo connubio ne fa un vero e proprio stile di vita, e mi riferisco sia ai bodybuilder che magari hanno anche estremizzato abbastanza il concetto, ma anche a tutti quei soggetti che decidono di voler tonificare o comunque rafforzare la propria massa magra. In realtà questa scelta è sicuramente lodevole, però mai come in questo caso è bene farsi seguire da esperti, quindi sicuramente un buon personal trainer che deve programmare e organizzare un allenamento che abbia come ultimo effetto appunto andare a rafforzare il muscolo e quindi attuare una crescita muscolare, e anche un nutrizionista che dia non solo gli elementi che riescano a costruire questo muscolo, ma anche, dopo un'attenta valutazione del soggetto di partenza, andare a stilare un vero e proprio piano personalizzato per avere come obiettivo qualche muscolo in più. In realtà bisogna partire dal soggetto in questione, quindi prima di tutto bisogna vedere se il soggetto prima ha bisogno di una dieta dimagrante, oppure se addirittura c'è bisogno di una dieta ingrassante, oppure se partendo da una buona ossatura o comunque di composizione corporea dobbiamo soltanto andare ad aumentare esclusivamente la massa magra. Inoltre l'elaborazione del piano dietetico deve essere, quindi degli alimenti, deve essere cucita non solo sul corpo del soggetto in questione, ma anche sul suo stile di vita, sul lavoro che svolge e soprattutto, cosa non meno importante, sull'orario nel quale viene attuata l'attività fisica. Ovviamente di tutti questi aspetti solo i personal trainer e i nutrizionisti, per quanto riguarda la nutrizione, solo i nutrizionisti possono essere un ottimo aiuto per andare a mettere massa magra, anche perché di solito quando si decide in maniera autonoma di aumentare la massa magra, l'errore più grossolano e in alcuni casi anche pericoloso che si va a fare è quello di aumentare random il quantitativo di proteine che si va ad ingerire, quindi si va ad aumentare il petto di pollo piuttosto che il tonno e la bresaola. Sicuramente è bene, ed è, bisogna anche capire qual è il fabbisogno proteico di partenza e poi andare a aumentare in base ai chili di peso corporeo del soggetto la quantità di grammi di proteine da assumere, ma di solito l'aumento delle proteine è a discapito dei carboidrati, e in realtà questa è una scelta molto molto discutibile, perché una buona dose di carboidrati, soprattutto complessi, è necessario sia prima che dopo l'allenamento, non solo per migliorare quella che è la performance vera e propria, ma anche per avere delle buone scorte di glicogeno muscolare, senza mai dimenticare che aumentare solo ed esclusivamente le proteine può creare dei danni sia al fegato e soprattutto dei danni renali, quindi è bene prestare molta attenzione, senza mai dimenticare che anche il quantitativo di acidi grassi è essenziale nel favorire la crescita muscolare. In realtà, quando oltre ad aumentare il quantitativo proteico, tra le pratiche maggiormente attuate c'è l'utilizzo di vari integratori. Ora, finché parliamo di creatina o comunque di amminoacidi ramificati, ovviamente il quantitativo di questi amminoacidi deve essere scelto prima andando a vedere quanti ne vengono assunti naturalmente con l'alimentazione, e poi deve essere comunque seguito da un esperto che potrà dire la reale quantità necessaria. Fermo restando che invece in altri casi c'è chi cerca delle scorciatoie che sono assolutamente pericolose e deleterie e nemmeno tanto utili, come per esempio l'utilizzo di steroidi o comunque di anabolizzanti, che daranno sì una parvenza di crescita muscolare, ma in realtà non avranno forza muscolare, e soprattutto l'uso di steroidi può provocare anche delle conseguenze per la salute molto importanti: sterilità nei maschi, dismenorrea nelle donne o comunque aggressività, e anche vari problemi per quanto riguarda il sistema cardiovascolare. Come sempre i nostri alleati invece sono gli alimenti, quindi in realtà qualora si volesse leggermente andare a introdurre nella propria alimentazione alcuni alimenti che riescono a migliorare la crescita muscolare, sicuramente possiamo inserire la bresaola, i semi di chia, ma anche delle noci, delle mandorle e l'avena. Sono tutti questi alimenti che riescono a stimolare la crescita muscolare, fermo restando che è sempre bene rivolgersi a degli esperti del settore. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato, io vi ricordo la nostra pagina Facebook e il canale YouTube dove trovate tutte le puntate sinora andate in onda, e ringraziando Luca Chito in regia vi do appuntamento alle prossime pillole di benessere. Arrivederci.